Ciao ragazze e ciao ragazze, nuovo video su What's in my phone, che per me è la prima volta che lo faccio, veramente non l'ho mai fatto nonostante le numerose richieste, però adesso lo faccio e sì, ok, lo faccio perché comunque è un video carino che può dare anche dei suggerimenti sulle app che si hanno sul telefonino, su come organizzarlo, eccetera. Quindi per questo magari ci confrontiamo nei commenti, potete suggerire delle cose, perché a volte non si immagina, però ci sono tante cose che ti possono un po' aiutare, semplificare le cose della tua giornata, insomma, con tutte queste app e queste cose molto molto carine. Allora, io ho l'iPhone 6 Plus. Come cover c'ho questa qua trasparente, che adesso tolgo per praticità. Di solito ne le metto quasi mai colorate, c'ho sempre questa perché ho preso questo qua gold, e praticamente mi piace tanto sta cosa che è dorato, quindi mi piace che si vede, non lo voglio coprire. Comunque l'ho comprato questo telefono già da un po' di tempo, proprio appena ero uscito. Quindi iniziamo subito a vedere cosa c'è sul mio iPhone. Mille mille notifiche, infatti ho sempre tutti sti cosettini, o vedete delle notifiche appunto che ho sempre all'istante, ne ho tantissime. E allora vi faccio vedere io cosa c'ho. C'ho prima di tutto questa qua, vabbè, le app, quelle là normali, insomma, del telefono, è inutile che ve le dico. Iniziamo prima dai giochini. Allora, come gioco carino c'ho questo qua che si chiama Best Friend, che è un giochino troppo troppo carino che si scarica direttamente dall'app, appunto, per tutti, sia per l'iPhone, Samsung, tutti. App, un gioco completamente gratuito e molto molto carino. Appunto, io nel tempo libero, sapete quando mi piace giocare? Quando mi metto tipo nel letto, tipo addormentarmi, e mi piace tantissimo, mi rilasso. Comunque un giochino molto molto carino, è fatto in questo modo. La grafica già è troppo bella, praticamente ci sono vari quadri che bisogna superare sul mondo, vedete, è fatto in questo modo. E ogni giochino devi andare qua, devi fare praticamente tipo devi incorniciare tutti quelli uguali, vedete, man mano così. Acchiappare tutte le figure uguali e c'è questo ranocchio che è troppo troppo spizioso. Vabbè, a me mi incantano sti giochini con sta grafica. Poi, essendo che è un'app gratuita, un giochino gratuito, ho detto vabbè, glielo dico. E quindi, casomai, vi lascio anche nel box informazione il link per scaricarlo. Poi per quanto riguarda le altre app che uso tantissimo, proprio tipo per le foto, queste cose qua, uso tanto PicsArt. PicsArt la uso tanto perché è quella che mi permette di fare collage, di modificare anche un po' le foto, quindi fare le foto per Instagram, magari quando carico i video, pubblico, ci scrivo sopra il titolo, eccetera. Poi c'è SquareAdy che serviva prima, adesso non serve tanto più perché Instagram ha messo anche il formato tradizionale della foto. Yeah, però mi serve per mettere, se un'immagine orizzontale mi mette bordi bianchi alla fine per caricarla su Instagram, comunque è molto utile, a volte la uso anche adesso. Poi c'ho, vabbè, tutte le mie cose dei social, ovviamente c'ho Twitter, poi c'ho Instagram, l'ho messa direttamente qua, cioè le quattro basi, ho messo Safari per navigare, quella del telefono che ho avuto pure una chiamata, poi c'ho WhatsApp ovviamente, e poi c'ho Instagram che sono le mie base. Poi altri social che c'ho, c'ho tipo repost di Instagram, che per repostare le cose da Instagram, c'ho Twitter, poi c'ho questo qua che è del mio blog. Praticamente mi sono salvata sul mio blog, mi sono salvata la home come icona sul desktop del cellulare, vedete? È molto molto utile, vi consiglio di farlo perché veramente vi fa avere tutto il blog sempre sotto mano, a tutti i nuovi post, quindi senza dovete andare a cercare. Lo aprite quotidianamente, cliccate sopra perché io pubblico sempre un post al giorno, ogni giorno sul mio blog, almeno uno. Cliccate e così vi vedete direttamente l'ultimo post, non dovete perdere tempo. Basta fare in questo modo qua,
praticamente io faccio così qua, aggiungi a home, ecco qua, clicco questo, me lo aggiunge alla home e vi mette questa simpatica iconcina calita dolce fucsia, molto molto carina. Poi c'è l'app ovviamente di YouTube, ovviamente quell'app di YouTube che mi guardo tutte le cose, tutti i video, anche voi potete farlo. Poi c'ho Facebook, ovviamente c'ho anche la pagina, creatore di pagine di Facebook, è uno strumento per chi ha la pagina Facebook. Poi vabbè, l'App Store, ve l'ho detto, su cui si possono scaricare, iTunes, Skype, ovviamente Skype può servire per le telefonate, eccetera. Poi c'ho anche Insta Beauty come app per le foto, c'ho solo Insta Beauty, che veramente ce l'ho da pochissimo perché alcune ragazze me l'avevano consigliata sta cosa che puoi appunto dare un colore all'immagine, schiarirla se viene troppo opaca, no? Troppo buia, non viene la parola. Comunque molto molto bella come app, mi piace tanto e non ne ho tante, non ne ho tantissime di foto, ma anche di app proprio in sé per sé. C'ho proprio quelle essenziali perché non me lo voglio caricare perché io so mille miliardi di foto, ecco qua, praticamente ho le foto tutte divise per categorie e ce n'ho davvero tante ragazze, cioè il mio telefono è pieno di migliaia di foto, cioè considerare che ho tipo qua un 7000 più o meno foto e le cancello anche, vi assicuro che le cancello, ma sono sempre tantissime. C'ho anche Snapchat che però non so usare ancora bene, però ce l'ho, è molto molto carino, è tipo anche questo, tipo un social. E poi c'ho questo qua, Periscope, che praticamente questo qua è per fare delle live. Aggiungetemi su questa app, è molto molto carina, si fanno delle live e io ne ho fatta una, ne voglio fare un'altra, quindi aggiungetemi in questa app Periscope che vi faccio praticamente improvvisato, no? Delle live, voi potete vedere, potete commentare, eccetera. E piccola parentesi, io prima c'avevo il Samsung Galaxy Note e ho avuto sempre quello là, le ho comprati vari modelli del Note perché mi serviva questo qua grande e appunto perché io sapete che uso tantissimo il telefono appunto con Instagram, YouTube, tutte le condivisioni, lavoro tantissimo comunque anche col cellulare, quindi mi serviva grande, mi serve grande proprio per navigarci eccetera. Appena è uscito questo qua formato grande dell'iPhone sono andata subito subito a prenderlo e ero un po' scettica su questo cambiamento da Galaxy a iPhone. Ero veramente molto molto scettica, avevo paura e infatti in tante me lo chiedete sta cosa, come ti sei trovata con il passaggio? Io ragazza mi sono trovata benissimo da Dio veramente, all'inizio era stranissimo, non mi ci trovavo perché sono completamente diversi, però adesso non lo cambierei per niente al mondo. So che ci sono varie teorie perché c'è chi ama quello, chi ama quell'altro, io ho avuto tantissimo il Galaxy, quindi veramente lo amavo tanto, oltre al fatto che comunque anche quello c'ha delle cose negative, tipo la batteria questa qua mi dura tantissimo di più, comunque no, per mille mille motivi lo adoro questo, non lo cambierei, non tornerei mai più indietro, quindi anche se costa di più, però secondo me il mio modesto parere ci vale e quindi proprio come qualità, come pezzi, insomma, si sente che più qualitativamente è meglio, non si blocca, tante cose, insomma. Io veramente lo faccio di fuoco, come si dice a Napoli, lo faccio veramente esplodere un altro po' e quindi mi trovo benissimo. E poi basta, insomma, queste sono le cose più carine che c'ho su. Ah, c'ho anche Viber come per chattare, per uso sempre, quasi sempre WhatsApp. E basta, non ho veramente tantissime, tantissime cose sul mio cellulare, preferisco tenerlo pulito e lo uso principalmente per navigare. Ah, c'ho anche quella là, sulla home, c'ho parecchie di queste cose, dei link, ad esempio c'ho anche Libero Mail, ce l'ho proprio sulla home come ho fatto vedere per il mio blog, mi salvo le home, delle cose tipo di Libero Mail, delle cose, faccio sta cosa, invece di andarmela a cercare, non so se lo fate solo voi, però è una cosa che vi risparmia veramente tempo, è molto molto utile. Quindi, queste tutto ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' compagnia. Fatemi sapere nei commenti se avete dei suggerimenti per me e sono tutto tutto orecchie. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!